Vista la prestazione fatta dalla squadra, che sicuramente è stata di ottimo livello, siamo stati arrembanti, aggressivi, intensi, alti, abbiamo fatto girare velocemente la palla. Peccato quel gol, no? Che è arrivato, però c'è anche la bravura dell'avversario, dobbiamo dirlo. E nello stesso tempo però abbiamo comunque continuato a giocare a calcio, abbiamo creato situazioni importanti da gol, siamo pervenuti al pareggio, abbiamo purtroppo in altre circostanze magari non siamo stati fortunati, il palo, la grande parata, qualche parata del portiere, qualche ultimo passaggio magari che poteva essere letto in maniera migliore, sia il primo che il secondo tempo, però la squadra ha fatto di tutto e di più al cospetto di un Siena che sappiamo esperto di qualità e ben organizzato, ha fatto di tutto per portare a casa i 3 punti fino agli ultimi minuti, dando tutto quello che aveva. Senza dimenticare che anche il Siena aveva un giorno in più di recupero nelle gambe, però la squadra ha retto bene, con buon ritmo fino alla fine, e questo è di buon auspicio. Campo pesante sicuramente c'era, ripeto, quando avere 2 giorni e poi la partita subito non è facile, però abbiamo fatto lo stesso una partita di grande intensità, di grande corsa, siamo stati sempre alti, propositivi nella metà campo avversaria, arrembanti, questa deve essere la nostra mentalità. Poi a volte la palla può andare dentro, non ci può andare, l'errore dell'ultimo passaggio, siamo una squadra anche molto giovane, però continuiamo a dare continuità di prestazioni e di risultati, questo è quello che interessa e che dobbiamo continuare a fare. Bene così sul piano del gioco e quindi anche se, come dicevo prima, abbiamo fatto 2 partite in pochissimi giorni, ci sono state risposte importanti. Io cerco di vedere il campo, le situazioni, leggere, preparare la partita, ma bravi anche i ragazzi a darmi sempre la disponibilità massima in tutto quello che deve essere poi il portare in campo un'idea di gioco, un'idea di calcio propositiva, giusta per poter andare a fare i risultati. Quindi io cerco di fare il mio lavoro e i ragazzi mi seguono e ci seguono a me e allo staff tecnico, questo è tutto quello che abbiamo creato, quindi andiamo avanti così con grande umiltà e a dare continuità.